Negoziare con la banca. Le informazioni per quanto riguarda il diritto bancario spesso sono molto confuse. Sono tre gli elementi di base che creano confusione. Sicuramente la prima è l'ignoranza. I grandi media o i giornali non parlano del diritto bancario. La seconda è la pigrizia e anche la paura. Spesso gli imprenditori, o anche comunque un normale cittadino, ha paura di fare causa alla banca perché pensa che la banca non possa perdere. La terza, ma non la meno importante, è la scarsa professionalità. Abbiamo visto in questi anni che ci sono persone che si professano esperte in diritto bancario e invece non lo sono. Molti hanno paura della causa, lunga, costosa, ma spesso non arriva. E vi faccio due esempi che arriveranno proprio questo lunedì. La prima è una società di trasporti che, facendo un'analisi dei conto correnti, risulta che la banca deve restituire 45.000 euro. Questa società è sotto in banca di 82.000 euro e la banca ha accettato solo di ricevere la differenza. In un altro caso, una falegnameria è sotto di 286.000 euro, dal conteggio econometrico 130.000 euro, il cliente non deve darli alla banca. Anche in quel caso la banca ha fatto una transazione, quindi verrà data solo la differenza. Quindi la forza negoziale è molto importante. Il diritto bancario non è necessariamente una causa, può essere anche utilizzato semplicemente per avere miglioramenti nei rapporti bancari o semplicemente anche delle negoziazioni che si chiudono con costi abbastanza bassi, con risultati molto molto importanti. Il mio consiglio è sempre lo stesso: informatevi, fate un accertamento e solo successivamente fate una scelta. Oggi ci sono tutti i mezzi per informarsi e la scelta è solamente una: o tu controlli la tua banca o la tua banca controllerà te e la tua azienda.